Insomma, l'avete sentito nella nostra anteprima, basta dire che l'Italia va male, basta dire che l'Italia va male con questi menagramo che dicono li abbiamo messi qua, solo alcuni, sono molti di più, è una famiglia numerosa, però abbiamo la Meloni, abbiamo Civati, che poi sentiremo Civati, è qui intervistato da me, Grillo, Brunetta, Salvini, ma sono molti altri. E allora, la colpa di sto titolo è di quel signore che vedete collegato da Roma, perché l'altro giorno sentendomi al telefono con lui, buonasera onorevole Librandi, sentendomi al telefono con lui... Buonasera. Buonasera. E sentendomi al telefono con lui si faceva dei ragionamenti sulle cose, lui sta in maggioranza, sostiene questo governo, si faceva dei ragionamenti sulle cose che questo governo ha fatto e mi diceva... Che adesso in questo momento non ci sente, ma poi ci sentirà, mi diceva che sono i menagrami ad affossare questo paese, o no? Beh, diciamo che questo governo... Sì, no, si fermi un attimo, la nel fermo bel già. Mezzo di tutte queste la fermo, situazioni... La fermo già, perché le devo chiedere una cosa. Mi ridate la foto delle statue coperte? Perché lei era lì in quella banda... che è andata a pranzo con il presidente dell'Iran a ragionare di futuro, a ragionare di affari, no? Cosa pensa delle statue coperte per Rouhani? Certo. E poi che cosa avete mangiato lì? Vi siete mangiati mezzo mondo? Eravate a un pranzo tra imprenditori, Rouhani? Mi dica questo. No, prima di tutto devo dire che faceva un freddo cane. Faceva un freddo cane perché eravamo su un terrazzo che sarà bellissimo d'estate, però per motivi di sicurezza è stato scelto questo terrazzo. Ah. E quindi si stava veramente male. Infatti, se vuole, parto dalla fine di questo pranzo, di questa cena. A un certo punto parla Renzi, parla Rouhani. Io mi distraggo esattamente 3 secondi perché stavo bevendo un goccio d'acqua, sento un fruscio e sono spariti tutti perché avevano così freddo che in 4 secondi se ne sono andati a casa. Quindi detto questo è stato un pranzo dove abbiamo potuto scambiare tante idee con i parlamentari che c'erano, i diplomatici dell'Iran, e mettere le basi per fare una grande attività. Infatti loro hanno staccato tanti ordini, hanno impostato tanto lavoro per la nostra Italia, per la collaborazione con la nostra Italia, che adorano. Tutto questo giustifica il coprire le statue, che adesso non si capisce neanche più chi le ha coperte? Tutto questo giustifica? Ma io sono convinto, sono andato a vedere nella storia iraniana, ci sono tante statue nude anche che fanno delle cose strane, no? Se vogliamo. No, mi scusi, che robe, che robe quindi, strane. No, forse era meglio fanno. Non coprirle. Che robe strane fanno? No. Nuovi mostri, nuovi mostri sicuro. Se le vado a cercare, Roberto. È il Kama Sutra, sta facendo intanto segno. Hai capito? Ai colleghi. Comunque di Roma le guardiamo insieme se vuole. Eh? No, comunque fanno robe strane, quindi cosa è successo col coprire queste statue? Perché sono state coperte? È successo che è stato una, diciamo, il protocollo che ha cercato di rispettare al massimo i voleri dei diplomatici iraniani e hanno coperto le statue. Va bene, poi ne riparleremo. Prendo anche atto... durante la cena. Dica. C'erano questi problemi. Alle donne non si dava la mano, invece agli uomini si dava la mano. Poi un diplomatico era seduto in un punto, loro non stava... No, perché alle donne non si dava la mano?
No, non ho capito. Perché, non lo so, perché la loro religione, ma in tutti i paesi arabi non si può dare, anzi le donne non danno la mano agli uomini. Ma vi siete anche... No, ma non ho capito, ma donne erano italiane. Sì, mi è capitato di andare... Durante la cena vi siete anche lapidati per caso. Le donne italiane non potevano, erano pochissime, non potevano dare la mano agli uomini iraniani. Con Bestetti che ha fatto una battuta durante Scusi, lei dove vive? Nella giungla? Non le sa queste cose? No, appunto, non però so, che il governo si abbassi. Non è mai andata in Arabia? Non credo che abbia stretto le mani a tanti arabi. Lo replichiate in Italia, questo è grave. Ma soprattutto c'erano dei ministri, ci sono dei ministri donne che hanno anche delle posizioni di una certa importanza. Cioè, il burka alla Boschi l'avete messo? C'erano tanti ministri. Non dava la mano a questi signori perché non era... No, la Boschi non c'era. Il burka non l'ha messo nessuno? Ancora di più delle perché spalle, la loro religione, capisce? Sì, no, appunto. Va bene. Allora, anche voi papadani andate in giro vestite di verdi. Non vi ho ancora presentato un ospite che è Roberto Scannagatti del PD, sindaco di Monza, presidente dell'ANCI Lombardia. Buonasera. Un'opinione anche su... Dopo andiamo ai fatti del governo. Su questa vicenda. È stata una sciocchezza assoluta. Io credo che non si sarebbero dovute assolutamente coprire quelle... statue, e se la cosa disturbava bastava fargli fare un altro giro. Non capisco, con tutte le location che abbiamo in Italia si doveva proprio andare a scegliere un luogo che avrebbe in qualche modo potuto ferire la suscettibilità degli ospiti, bastava scegliere un altro posto. Va bene, insomma Librandi invece difende la cosa perché vede anche da imprenditore l'aspetto commerciale, no Librandi? Sì, però credo che l'incontro commerciale si sarebbe potuto comunque tenere da un'altra parte. Magari Librandi in un posto che dove abbiamo fatto meno tanti contratti e quindi è giusto rispettare le loro usanze. Sì, no. Però allora, io quello che dicevo prima, quando andiamo in Iran le donne italiane devono mettere il velo a metà testa ed è giusto così. Roberto, su questo che... No, io sono d'accordo con Librandi, nel senso che bisogna rispettare gli usi e costumi delle diverse persone. Tra l'altro la Boschi poteva dare tranquillamente la mano, penso, alle persone, ai maschi. No, chi non poteva erano le donne musulmane che per tradizione, per scelta, se sono libere di farlo, seguono quell'uso, quel costume. Quindi da questo punto di vista non vedo francamente quella questione. No, ma anche le donne italiane non potevano darlo agli uomini. Infatti il problema è, infatti in questo caso è del maschio iraniano. Vedremo non è della in un'altra donna, occasione chi la può dare a chi, italiana. Scusate. Basta, allora un caso su andiamo niente. Ai menagrami. Basta dire che l'Italia va male perché? Perché è un ragionamento che aveva fatto lei, no? Riflettendo, l'Italia va male anche certo. L'Italia va male perché diciamo che è una moda lamentarsi. Ci sono quelli che si alzano al mattino e si lamentano, invece quelli che tirano su le maniche e cercano di darsi da fare. Dobbiamo solo decidere da che parte stare, se dalla parte di quelli che lavorano e sudano e cercano di vedere le cose positive, o da quelli che si lamentano e cercano di fare un po' i furbi e farsi trascinare dagli altri. Bestetti, quindi questo è il punto. Italia. Comunque gli indici cominciano a migliorare. Si è fatto eleggere al Senato in una lista alla Camera, per Monti, Presidente del Consiglio, il quale Monti, quando ha avuto l'Italia, la sventura di averlo Premier, ha ridotto l'Italia a un colabrodi in termini economici, tutti gli indicatori erano terribilmente negativi, quindi altro che uccelli del malaugurio e gufi. Pazzesco. Quando quelli che la guardi, pensano si vede come che lei è un governo, economista, fanno solo disastri. È un economista e i numeri sono lì a che dimostrarlo. Non sa neanche, quindi, non sa niente di economia. Oggi vuole Renzi, che le dico tre cose per cui Monti. Se non c'era Monti l'Italia non c'era. Sì, ma chiedetelo agli italiani. Lei ha lo se c'era il suo Berlusconi e lo tiene bello al caldo, gli italiani non sono proprio capito? Come lei. No, però, non aveva neanche più il posto, non c'era più l'Italia. Sì, certo. Populista! Sì, ecco, questo è ormai l'unico modo che avete per condire via quelli che non la pensano 500, come voi. Ben orgoglioso! 500 punti base di spread avevamo. Ascolti, le dico solo questo.
quando io andavo all'estero a lavorare come imprenditore, mi sedevo per mezz'ora, mi prendevano in giro, se preferisce per un'altra cosa, sì, per le avventure del suo capo, capisce? Sì, infatti, e le avventure del suo capo, che veramente erano inaccettabili, sì, continuavano a creare problemi alla nostra economia, perché gli, sì, speculatori attaccavano i nostri titoli di Stato e noi pagavamo, ha capito? Invece Monti si è inventato ISM, lo sa che cos'è? Sì, European Security Mechanism, che è una cosa che ha fatto scendere lo spread, ha capito? Brianza, economista. Va bene, certo, abbiamo capito. Sì, gli immobiliari della Brianza pensano che se non c'era Berlusconi ma c'era Monti, magari c'era il lavoro, c'era. Esatto, invece Berlusconi, esatto, che è un tipo con simpatico, non avremmo, mi racconta tante barzellette quando lavorato, vado a trovarlo. Col però solo barzellette, capisce? Scannagatti sul tema l'Italia, sì, che certo, cresce. Col nostro governo abbiamo fatto... Dopo abbiamo Brandi, fatto dopo, quello che fa il pronto soccorso quando ci sono degli incidenti stradali, che mettono, suturano le ferite. L'eutanasia, ha capito? Se non c'era voi, il governo Monti, non c'era l'Italia, non c'era più l'Italia. Scannagatti. E l'Italia che cresce. Sì, l'eutanasia. Ma scusi, ma lei è un leghista o di Forza Italia? Di che partito è? Sono, non lo so, italiano, non capisco. Guardi, sono italiano. Veramente, queste sono... Forse ha sbagliato partito. Sta distruggendo, non capisco il mio paese, mi scusi. Ha un italiano. E allora se è un italiano, prima di andare in televisione a dire delle cose, si informi ma di quello si che dice. Lei, ma ha si capito? Informi lei, ma si informi lei. Vada in, sì, giro, certo, per le fabbriche, va vada in giro a parlare con i pensionati, esca un po' dalla Camera dei Deputati. Io ce l'ho una fabbrica. Lei, beh, cosa, però, fa? Però, cosa fa lei di lavoro? Brandi, cosa fa? Io il parlatore, il cacciaballe fa di lavoro. Onorevole, torni sulla beh, terra. Non credo che Librandi non sia una persona. Tra l'altro nella mia fabbrica è venuto anche il suo capo Berlusconi e mi ha fatto i complimenti, capisce? Comunque. Scannagatti, ma io direi... adesso fermatevi, sì, un attimo, già che con il collegamento a Roma ha dei ritardi, poi vi sovrapponete, Scannagatti. Ma io credo che adesso, al di là delle valutazioni che evidentemente ciascuno dà, e al di là anche del gioco delle parti, per cui l'opposizione evidentemente deve comunque dire che quello che fa il governo non va bene, ma sì, ma perché così, dai, ma sì, ma non... Perché quantomeno dovete, no, anche... Sì, no, lo sta facendo, tant'è che accusa Librandi di non essere nemmeno capace di relazionarsi col territorio. Librandi è uno di quelli che in giro va, glielo posso dire perché sì, lo conosco e abbiamo già avuto modo di avere... Quindi lasci perdere, non accusi inutilmente le persone. Devo dire che sono gli indicatori che dimostrano che in qualche modo c'è una ripresa. La cosa vera è che questi indicatori ancora non si traducono in fatti concreti, perché la crisi è stata una crisi dura, è stata una crisi pesante, la perdita dal punto di vista non soltanto economico, ma proprio di capacità di produzione industriale è stata notevole, e se qualcuno pensa che c'è una bacchetta magica per risolvere i problemi dall'oggi al domani, beh, quel qualcuno in questo momento sta facendo della disinformazione. Non è così. Non è così, e lo sanno tutti coloro i quali quotidianamente si trovano a dover gestire le situazioni anche di difficoltà. Simona. Allora, senz'altro è vero che non esiste una bacchetta magica per risolvere tutti i problemi in questo momento, però è anche vero che ci possono essere delle azioni utili, soprattutto su quello che riguarda le persone concretamente. Cioè, quello che secondo me la gente percepisce, e lo percepiamo noi che stiamo molto sul territorio, anche lei fa il sindaco, quindi sa benissimo i problemi reali delle persone, sono intanto... quello che è stata la legge Fornero, che veramente ha distrutto tutto una serie di situazioni dal punto di vista ma economico, certo, di persone che si sono trovate senza lavoro, certo, e senza la pensione, e quindi non solo gli esodati ma anche tantissime, sì, persone, certo, che avevano perso quello senza che era lavoro tutto vostra, il lavoro, no? E non, sì, adesso come adesso non riescono a rientrare nel mondo del lavoro, non hanno la pensione, e per cui c'è tutta una fascia. Poi, prolungando, sì, quello, certo, che era la pensione, ovviamente c'è la difficoltà dei giovani di trovare, di inserirsi nel mondo del lavoro, e secondo me questo ha creato comunque uno squilibrio molto molto pesante, e dovrebbe essere ristabilito, perché adesso se andiamo a pensare che le donne fra un po' andranno in pensione a 67 anni, è tanto, è troppo, e soprattutto quando abbiamo una disoccupazione giovanile così alta, cioè non c'è un ricambio generazionale da questo, allora, punto di vista. Per colpa vostra, e poi vostra, secondo me la gente avete poi sprecato vede anche per 20 anni problematiche dal punto di vista sociale
che comunque creano un malcontento, ecco, però, se all'interno della popolazione. Dire, sì, Poletti, ma proprio, ma siccome concordo con la valutazione, ma se possiamo per un momento soltanto, mettendo da parte, come dire, le posizioni politiche, qui ci dobbiamo rendere conto che non esiste un governo che è in grado appunto di risolvere i problemi. Esistono governi che possono cercare di favorire la soluzione dei problemi. E tra la soluzione dei problemi, e però dobbiamo chiarirci se siamo d'accordo oppure no, è che questo Paese ha bisogno di fare delle riforme vere, delle riforme strutturali, delle riforme serie. Va bene, serie. Però poi ripartite lo si dica, dopo la pubblicità. Non si vogliono, è quello che favore, stanno tentando di dopo fare. Dopo la poi. Pubblicità ripartite da quella mia copertina che parla di Menagramo. Eh? Ripartite da quella, tra poco. Per Greffi, la domanda è, mi ridate la copertina, regia? Grazie, la vorrei qui. La domanda è, parlando male del nostro paese, continuando a seminare questo clima nero cupo, si fa male al paese oppure no? Ma no, non è realismo tante volte, spesso e volentieri è puro e semplice realismo, non si tratta di clima cupo. I problemi ci sono, i problemi esistono, per cui a un certo punto qualcuno deve anche sottolineare quello che va bene e quello che non va bene. Spesso e volentieri, vabbè, io faccio parte della Lega Nord, Matteo Salvini dice se si fa questa cosa io sono il primo a dire votiamola. Certo è che se si fanno riforme come quelle, si parlava prima, delle riforme che sono da mettere in atto, se si mette in atto una riforma come quella delle province, che in realtà vi posso assicurare, probabilmente la gente magari non si rende conto del problema vero che è nato senza le province, in realtà è una riforma zoppa, storpia, che ha portato ancora più problemi in quello che sono i comuni e di conseguenza quello che sono la cittadinanza, perché ci sono dei servizi che vengono a mancare, dei fondi che vengono a mancare, tutta una serie di problemi su trasporti pubblici, servizi sociali. La mia paura è che le riforme che stanno portando avanti col Senato possa essere un'altra riforma zoppa come quella delle province, cioè che quindi elimini qualcosa, ma in realtà elimini semplicemente il fatto che la gente possa votare per questo. Poi dopo anche... Il tema vero è che le riforme devono essere, come dire, coerenti con un obiettivo. Allora, vogliamo raggiungere un obiettivo che è quello di semplificare una volta per tutti i diversi livelli istituzionali, il superamento delle province, che peraltro stiamo discutendo in regione, devo dire tra l'altro con un confronto anche con il presidente Maroni del tutto costruttivo, porta a dire che sostituiremo le province con altri soggetti. Qual è la riforma del Rio? La riforma del Rio mette al centro la cooperazione tra i comuni, questo è il tema centrale. Bisogna dare le risorse necessarie per fare in modo che le riforme alla fine vengano attuate. Se c'è un limite vero, è che è stata fatta una riforma che prevedeva e prevede, secondo me, anche delle semplificazioni importanti, problema, ma non sono state date le risorse sa necessarie. Sa qual è il problema? Quando lei prima ha detto giustamente nessuno ha la bacchetta magica dall'oggi al domani per trasformare una crisi economica nel boom, è verissimo. Però non siamo stati noi a dire che serviva la bacchetta magica. Un tal presidente del Consiglio Renzi, sì. Enrico stai sereno, Letta stai sì. Al tuo po', poi è venuto lui perché bisognava dare un colpo di reni, è andato in televisione ad annunciare tutte le riforme del mondo, l'Italia riparte, l'Italia decolla, viva l'Italia, viva noi, viva me, viva tutti, e il paese reale non segue le sue aspettative. Cioè il vero problema vostro in questo momento si chiama Matteo Renzi, perché se lui evitasse di fare il bomba, come viene definito, cioè andare in televisione sì, e sì. Annunciare un qualcosa vabbè, ma che questo, poi non arriva mai, questo lo è ovvio che no, negli vabbè, italiani ma... e in noi allora, ci sono delle per aspettative. Carità, faccio un esempio, scusa, per dire sì, sì, quando ma... è stato detto che noi dell'opposizione diciamo sempre no, non è vero. Non è... Abolizione dell'IMU sulle prime case, sì. Questa è una nostra, come Forza Italia, battaglia. Noi quando eravamo al governo l'abbiamo fatto. Abolita l'IMU su tutte le prime case. Non è vero che noi l'abbiamo abolita. L'abbiamo abolita. Adesso, sindaco, faccia un po' l'onesto, però. No, faccio l'onesto, sì, ma l'avete fatto. L'abbiamo abolita. Sulla pelle degli altri, sulla pelle dei comuni. Monti, perché la differenza è che questa volta ma noi l'abbiamo fatta. Il mancato Renzi, gettito viene ridato tutto, l'altra volta Renzi, no. Gli ho fatto l'applauso, perché ha realizzato quello che Forza Italia aveva già realizzato 5 anni prima e abbiamo chiesto da tempo. Quindi quello andava bene. Non va bene tutto il resto, cioè tutto quello che annuncia e non realizza. Faccio 2 esempi, ne cito 2. Restituiremo, pagheremo alle imprese tutti i debiti della pubblica amministrazione, l'ha detto a Vespa 1 anno e mezzo fa,
è passato un anno e mezzo, quei soldi sono arrivati tutti. Però, no, perdonate. Le accise, razionalizzeremo le accise, no, elimineremo le, ripartiamo le accise dall'Italia per il terremoto dell'Irpinia, non le eliminate. Librandis, l'Italia cresce o no? Ce lo racconto, sì o no? Cresce o no l'Italia, Librandis? Che Tremonti aveva messo. Cresce o no l'Italia? Sì o no? Guardi, sì sto sentendo delle cose inaccettabili. Sì o no? Purtroppo... Sì o no? Sì, l'Italia... L'Italia va meglio e purtroppo perfetto, ne i nostri parliamo dopo la pausa. Del centrodestra... Due minuti e ne parliamo. Ripartiamo da lei. Restate lì. Ok, grazie mille. Allora, eccoci qua. Stiamo parlando dei Menagramo che abbiamo individuato in quelli della copertina. Ma parliamo anche di un'Italia che cresce, almeno a leggere i giornali, per alcuni degli ospiti con il mondo reale è diverso, la lavagna con i titoli, l'Italia che cresce. E Librandi dice sì, cresce, va. E Oscar dice, mi chiedo ogni volta che in una trasmissione c'è Librandi se sono in Italia... o a Paperopoli, lui dove vive? Ha mai provato a lavorare al freddo alle 5:30 del mattino a 53 anni con 37 di lavoro, sì, sulle spalle? Sempre, sempre. Lo sa cosa facevo a 14 anni? Io portavo in giro il pane, mi fanno male ancora le mani adesso con tutto il freddo che ho preso. Hai capito? Non mi sono mai lamentato perché in quel momento lì non c'erano i soldi, studiavo di sera. Invece voi siete abituati a protestare, le cose bisogna volerle, capito? E questo governo, io sono di centrodestra, ma appoggio questo governo, e questo governo le cose le ha fatte, voi non le avete fatte, avete impoverito l'Italia, la stavate distruggendo. Questo, voi avevate tolto il fondo di povertà, 600 milioni, l'avevate tolto, avevate tolto... gli aumenti per le forze dell'ordine, vi rendete conto? Poi parlate di sicurezza. Ha dato 8 euro al mese. Adesso infatti queste cose sono state sistemate, capito? 8 euro. Quindi vi brucia perché 8 noi abbiamo... Che cosa ridi? 8 cioè euro. Non sai che cosa dire. Gli hai dato 80 euro al mese. 8. Sei in preparazione. Ma cosa 8 euro? 8 ma euro di che cosa stai parlando? Ma chi è che dice 8 euro? 8 euro. Ma chi l'ha detto? 80 euro al mese. No, questa era una cosa di prima, sì. Adesso sono stati fatti 80 euro al mese, ma finalmente i poliziotti possono mangiare, possono curare i ladri. Voi non gli avete dato soldi per 6 anni, no, 8 euro lo dici te, sei una persona impreparata, dici delle stupidaggini. Non ho mi tiri aperto fuori bocca, il decreto degli 80 euro. Ma che cosa stai dicendo? Non ho aperto bocca. Cioè, non è aperto bocca, 8 euro, continui a dire 8 euro che sono 80 euro, è facile. Allora io dico che tu sei, che tu sei un'altra persona e vado avanti a dire che tu sei Pippo, tu sei Pippo, tu sei Pippo, tu sei Pippo, non lo so, capito? Cosa mangiato so. Stasera? 8 euro, sono 80, cos'è? Ti sei inceppato il cervello? Ti sei perso un pezzo? Librandi, so. Stai sereno, hashtag chiedi, Librandi chiedi stai poliziotti, sereno, una camomilla, portatemi una camomilla perché lo vedo un po' agitato. Adesso. Certo, va bene, sapete dire quelle cose qua, sapete... dopo vedremo quando governerete voi, no, cosa sapete offrire ai cittadini. Perché sapete vuoi vedere offrire loro al governo? Le quote no, latte già da visti. Non pagare. Guarda, o il fatto qui, che avete, visto che avete distrutto mi sfida l'Italia, concrete, la ridistruggerete un'altra volta. No? Con tono pacato e tranquillo vi si dice governate voi, governiamo noi, due dati. La flat tax, il 15%, io ho 28 queste cose anni, qui Librandi, volete fare? Ho 28 ma anni. Pensa a te. Lei è onorevole, giustamente saprà di sicuro che oggi, bene, non mille anni fa, oggi, 100.000 circa ragazzi della mia età all'anno fanno la valigia e se ne vanno all'estero in cerca di fortuna perché l'Italia non viene considerato un paese attrattivo. Sì, anch'io sono andato all'estero per imparare loro a lavorare. Posso, scusami. Adesso la stanno ritornando. Giovanile, sono la andati via giovanile, quando li avete mandati via voi. Posso? Avete fatto tutto posso? Voi. Tutto voi. Quando governava il centrodestra, terribile il governo del centrodestra, questo
Mascalzoni di Berlusconi, la disoccupazione giovanile, dati Istat, era al 28%. No, lo dici tu, per me è una brava persona. Oggi la disoccupazione giovanile nel paese delle favole che raccontate è al 38%, cioè 10 punti in più, ed è una cosa concreta. Ma cosa stai dicendo? Questa è una bugia, è un modo diverso, ma non sei capace di calcolarla. Ma vai a scuola da Pagnoncelli. Non sai fare. La disoccupazione è il 12%, non devi mettere dentro anche giovanile, quelli che vanno a scuola, giovanile, è il 12%, quella del 38% è una stupidaggine, è una balla inventata da voi, ma sì, Librandi, certo, siete capaci solo di spaventare la gente aspetta le risposte, non deve essere spaventata. Hai capito? Proviamo allora il dialogo. Certo. Comunque nel pacchetto sicurezza della legge di stabilità abbiamo dato 80 euro a tutti quelle persone delle forze dell'ordine che non superano un certo reddito. Informati, capisci? Se vuoi fare le trasmissioni politiche le devi sapere questa cosa. Sto parlando dei giovani disoccupati. Sì, allora... No, ho detto una cosa che tu dicevi, 8 euro. Usate il confronto tra il giovane... Le forze dell'ordine, sì, sì, le forze dell'ordine che avete tenuto 6 anni a pane e pesit, come diceva mio padre, a pane e pesit le avete tenuti. Sì. Perfetto, allora dicevo, il confronto tra l'astro nascente di Forza Italia Bestetti e Librandi non sta funzionando. Proviamo con una più navigata, come la Pergreffi della Lega. Confrontatevi però sui fatti concreti. Vai per Greta. Però con molta calma, perché altrimenti qua diventa tutto un gran... come si può dire? Puttanaio. Ecco, perfetto. Esatto. Bravo, l'ha detto lui, non l'ho detto io. L'ho tolta dall'imbarazzo, che a Bergamo parolacce non ne dite, lo sappiamo. Prego. Allora, quello che dice Librandi, allora, è vero che ci sono state le azioni che sono state messe in campo, però sul territorio ancora, di azioni, mi faccia parlare perché altrimenti ci sovrapponiamo, non ci capiamo. Allora, certi tipi di azioni sul territorio ancora non sono arrivate. Quello che stiamo dicendo noi è che ci sono delle azioni pubblicizzate, ma che poi realmente non ci sono. Scuole belle, che è stato tanto detto, abbiamo rimesso a posto tutte quante le scuole di tutta Italia. Io non so se da qualche parte sono arrivati i soldi. Io so che nella Bergamasca, sono coordinatrice dei sindaci della Lega Nord della provincia di Bergamo, questi soldi delle scuole belle in realtà non sono arrivati. Quindi è stata una cosa, abbiamo rimesso a posto come le scuole. Come mai le scuole non sono a posto? Mi sono assegnati i fondi, voi, attenzione. Ma scusa, i fondi, ma voi aspetti, della Lega, non ci capiamo. Ma come mai? Ma spiegami come mai? Se ci siete voi della Lega, le scuole si erano diroccate. No, ma me lo vuoi lei spiegare? Lei non sa cosa sia scuole belle, l'ha promesso Renzi, non noi, eh? Allora, scuole belle sono degli siete stati, ma siete Renzi, stati vent'anni e siete arrivati con le scuole Brandi, diroccate. Dove le avete messi i soldi? In Tanzania, forse. Mi viene in mente la Tanzania. Capito? Lei mi risponde quando ho finito di parlare io, le faccio la domanda. Fai quello che vuoi. Allora, scuole belle era tutta una... una letterina che ci aveva mandato Renzi, aveva chiesto ai comuni di compilare quali erano i problemi all'interno delle scuole con i fondi che avevamo all'interno dei nostri comuni, non fondi di chissà chi, praticamente venivano liberati dei fondi per fare degli interventi all'interno delle scuole. Nel mio comune mi sono stati assegnati un tot di fondi, veramente poco rispetto a quello che avevo chiesto, ma mi sono stati assegnati. Nella realtà però non abbiamo ancora potuto spenderli quei soldi. Beh, però, certi tipi di interventi erano urgenti. Hai ragione. No. Allora, sai perché non hai potuto spenderli finora? Io li ho fatti lo stesso. Te lo dico io. Però, non hai potuto spenderli finora perché col patto di stabilità e il fatto che questi fondi non fossero stati esclusi, inventato da Tremonti, ti ha impedito di farlo. Da quest'anno il patto di stabilità non c'è più. Sì. E credo che questa sia una buona notizia, perché il patto di stabilità è stata una delle cose che ormai da tanti anni, senza far polemica, qualcuno dovrebbe, io lo ricordo, ma non per polemica, è stato introdotto dal governo con Tremonti, il patto di stabilità, chiaro.
eravamo insieme ad Anci appunto, in piazza, io sono venuta insieme. Sei d'accordo? Sono, allora, sono venuta anch'io. No, a ma ti però scusate, no, però siccome aspetto, questa è una discussione seria, aspettiamo con la gara. No, non è la gara. Con la gara chi ha fatto di più. No, 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 ma non è questo. Che eravamo insieme a restituire la fascia in prefettura Milano durante il governo Berlusconi. È verissimo. Le prospettive per il futuro. Ma direi molto fosche. Eccolo ma... qua. Eri no, mena... ma... È sui menagrammi la trasmissione? No, ma io mi è auguro... sui menagrammi la trasmissione? Io mi auguro... Io chiedo a un politico che prospettive per il futuro. I politici fino a qualche anno fa mi riempivano anche di balle, ma mi facevano sognare... E adesso chiedo a un politico ma che prospettive credo, per il futuro di un giovane di 20, ma certo, quanti anni? 28. Un giovane di 28 anni mi dice certo. Prospettive molto fosche e mi fa cadere le palle. No, perché? No, perché Poletti, questo atteggiamento? Scusa, no, non è l'atteggiamento. Scusi la provocazione, no, ma no, perché ma questo atteggiamento? Perché se io ritengo che c'è il governo, se c'è il governo uno che va perché contro perché uno di 28 anni Roberto. Ascolti me. Perché uno di 28 anni mi deve dire ascolta, che sta andando perché? Tutto in malora? Perché deve tirare fuori la paglia, ragazzi, hai capito? Come me, sai come si dice? La paglia, io a 14, balle, a 12 anni ho fatto il libretto di lavoro. Di Brandi, un attimo. Sì, va all'estero. Un attimo, Bestetti, dato perché... che ci sono miei coetanei che fanno la valigia oggi, non ieri, prendono e se ne vanno, vuol dire che l'impressione non è mia, ma è quella dei cittadini italiani che non vedono stanno il futuro in questo paese. Dopodiché io da italiano da l'ultimo sogno, anno e mezzo da sogno quando c'è Renzi. A occhi aperti che domani mattina tutti davvero tutti destra e sinistra si rimbocchino le maniche per questo paese. Io me lo auguro e lo spero. Oggi stiamo seguendo una strada che secondo me non è quella corretta. Scannagatti, uno di 28 anni che fa politica non ha il dovere, e ce l'hai anche tu, sì. Che c'hai qualche anno in più. Di avere fiducia, di avere fiducia, bisogna avere fiducia. Però, non raccontiamo balle. Lascio parlare quest'uomo. Io credo che avere fiducia nel futuro è una cosa importantissima. Guardate, senza la fiducia nel futuro ogni sforzo è vano. Giusto. Allora io direi una cosa, per un momento, superiamo quelli che sono gli scontri anche di carattere politico. Guardate cosa hanno fatto in Germania. In Germania, di fronte a una crisi, anche loro l'hanno avuta, c'è stata una capacità anche di coalizzarsi tra forze diverse e tutti stanno cercando di tirare l'acqua a quel mulino. Dopodiché non è che si annullano le differenze. Oh, senti, parliamoci chiaro. Allora, da questo punto di vista dobbiamo avere consapevolezza che tutti insieme ce la dobbiamo fare, non soltanto qualcuno. Giusto, ci sono ancora da pagare. Non c'è qualcuno che assiste alla partita e gli altri che devono giocare. Benissimo. L'opposizione ha il compito di stimolare la maggioranza, quindi vi stimoliamo. Facciamo cose concrete domani mattina. Ci sono miliardi ancora da pagare di debiti della pubblica amministrazione alle imprese, cioè cose molto concrete. Domani mattina, se riuscite a trovare i soldi, ma noi lo votiamo occhi chiusi. Quel provvedimento. Quindi siamo d'accordissimo che dobbiamo fare le cose insieme, ma facciamole, non annunciamole. Facciamole. Secondo te, un governo, se avesse i soldi, se avesse i fondi necessari per fare l'operazione. L'ha detto il tuo Presidente del Consiglio su Rai 1, l'ha detto lui, non l'ho detto io, l'ha detto lui. Era il marzo del 2014, ha detto entro settembre, San Matteo, se non ho pagato tutti i debiti della pubblica amministrazione, me ne vado in pellegrinaggio. È passato un anno e mezzo e non l'ha ancora fatto. Torniamo al futuro fosco previsto. Posso dire qualcosa su questa cosa? Posso dire qualcosa su questa cosa? Voi li avete creati i debiti. Voi, attenzione. Sì, voi. Ma scusa, parli solo te. Posso dire una cosa? Cioè, stai parlando dei debiti della pubblica amministrazione che voi non avete pagato alle aziende, invece questo governo li ha pagati, e tutti, perché quelli che non ha pagato è perché non sono pervenuti i conti. Hai capito? Sai come ti brucia questa cosa? Se vuoi ti dico tutte le altre cose che abbiamo fatto. Abbiamo tagliato la TASI, l'IMU, il patto di stabilità, l'IRAP in agricoltura e pesca. Abbiamo fatto i super ammortamenti. Abbiamo tagliato... Scusa, per favore, lasciami finire. Abbiamo fatto una tariffa speciale per le tasse ai professionisti delle piccole dimensioni. Abbiamo fatto il Jobs Act che ha aumentato... Capisco che è troppo difficile per voi capire queste cose qua. Hai capito? Abbiamo fatto il fondo per i poveri. I poveri! C'è presente i poveri? Voi per tre
governi, non avete fatto il fondo per i poveri perché mandavate i soldi in Tanzania, guardate, dalle altre parti. Il fondo sociale, abbiamo pensato alla donna, al part-time. Il fondo sociale, capisci? Dei comuni l'avete tagliato voi, alle cattedre universitarie, ai giovani ricercatori, al fondo sanitario. I fondi delle province, province che servivano per i servizi sociali delle province, per le strade, dove sono allora, finiti? Allora, no, dire che cosa fa i soldi che avete sprecato voi a Monza, che avete aperto la provincia a Monza, ma dovresti vergognarti veramente di dire queste cose. Noi le abbiamo chiuse le province, hai capito? Ha fatto di tutto lì. Ma la allora, vabbè, se dobbiamo parlare di piccole province, dai, non parliamo di quali volta che magari vetri, sui un certo muri, tot di abitanti rispetto, dai. Sì, ma ma rispetto a altre governo, province che anni dopo sul vediamo nostro dove paese siamo adesso. In Sardegna ci sono delle province da 20.000 abitanti, per questo non parliamo di sprechi nella provincia, sì, di Monza, certo, che comunque è un certo tipo di provincia. Certo. Ci sono delle province da 20.000 abitanti che andavano accorpate, ma quello avete che è fatto perfino i ministeri a Monza, io vi posso, no, assicurare che ha una ricaduta sul territorio veramente molto pesante. Ma guardi che le province pesante. Sono una piccola parte della spesa pubblica, lasci perdere le province, lascia non stare. C'è un non ci sono più soldi per la manutenzione delle strade. Non ci sono più fondi per i disabili, l'assistenza scolastica, certo, ai disabili. Li avete fregati tutti voi. Ma cosa, avete fatti sparire tutti. Ma cosa sta dicendo? Adesso bisogna ricostruirli. No, allora, sì. Le province, no, lei sa cosa sono le province? Le province hanno una serie di funzioni. Capito. Sono state tolte i soldi, ma non le funzioni. Quindi le province... Sono state tolte le deleghe, sono state date alle regioni. Guardi, le province sono tutte amministrate al PD, non sto dicendo sono, un problema mio. Sono migliori di quelle di prima. Ma bisogna saperle però le cose, perché allora... Capisco che le riforme sono fatte male. I vostri comuni che li avete distrutti con il patto di stabilità, allora, il patto di stabilità ha creato cose problemi ai comuni. Diverse. Librandi, stiamo onorevoli di Librandi. Cioè, quelle che ti convengono a te sono diverse. Io ho un po' di confusione. Tra il giovane Bestetti di Forza Italia che mi dice ma zitta un attimo, per favore, per favore, poi dicono che me la prendo con ma le donne, lei può, lo fa apposta, mi lasci finire. Tra il giovane Bestetti di Forza Italia che mi dice vedo il futuro cupo e il quasi nonno Scannagatti che del Partito Democratico che mi dice dobbiamo essere ottimisti, io davvero non so a chi credere. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci là, e io ho appena scritto su Facebook che palle dicono tutti le stesse cose. Sono carino, ho messo una foto della trasmissione su Facebook e ho detto che palle dicono tutti le stesse cose. Librandi, ho ragione a dire che palle dicono tutti le stesse cose come ho scritto su Facebook. Beh, Librandi e Bestetti non secondi mi fa. Che le stesse no, cose. Non è vero che diciamo le stesse cose. Fermo un attimo. Cioè, ho visto un'altra cercate cosa. Di reagire alle mie provocazioni, che Librandi l'ha capita. Dai. Anch'io. Sì, allora, c'è diciamo una parte di quelli che sono qua che lavorano con il governo e ce la mettono tutta. Gli altri giustamente fanno la loro parte, fanno l'opposizione, a parte lì la stella nascente di Forza Italia che non sa niente su quello che si dà alle forze dell'ordine, dopodiché è giusto che loro gridino e dicono che noi facciamo schifo. Un tubo del resto. Però lei prende 15.000 euro al mese, io no, zero, capito? Questa è la differenza. E quindi, anzi, io voterò per loro per fare in modo che loro, che sono così energetici, facciano un annetto di governo, così ci fanno vedere con la loro flat tax, che fa scoppiare il debito pubblico, tutte le palle che ci hanno raccontato che cosa sono capaci di fare, no? Ecco, io farò così. Voterò per questo ragazzo qua. L'importante è che si prepari un po' di più però sulla politica. No, ma non lo voglio il suo voto, non c'è problema. Perché la gente... Non lo vuoi?
Librandi, non lo sai, io te lo do lo stesso. Secondo lei, perché la gente sta manifestando disaffezione nei confronti... Se ti prepari di più. Nei confronti dei politici e anche delle trasmissioni politiche che perdono ascolti. Perché dite tutte le stesse cose? Ma guardi, sì, la gente c'ha ragione, perché dopo 20 anni che sono stati presi in giro da una certa politica, è ovvio che sono, direi, delusi. Poi è vero che bisognerebbe fare delle trasmissioni con l'approfondimento di temi più... Però diciamo che noi siamo italiani, siamo istintivi così, e insomma è anche bello discutere animatamente, non lo so. Se dopo ci mettiamo a discutere pacatamente, magari gli italiani, che non gli va mai bene niente, dicono che li facciamo addormentare. Quindi bisognerebbe trovare una via di mezzo giusta. Comunque gli italiani hanno ragione, i politici devono dimostrare soprattutto di essere onesti. I tamburi e svegliamo il pubblico. No, non volevo dire questo. Allora, io sono in Italia da 20 anni. Quello che ho notato spesse volte, forse è quello che ha detto Poletti prima, che si dice le stesse cose, o si continua a dire io di più, tu di meno. Quello che ha detto il sindaco di Monza, secondo me, è un ragionamento sacrosanto. L'esempio che ha dato sulla Germania. A me piacerebbe vedere un'Italia unita, ma veramente, per risolvere il problema degli italiani, perché il problema è degli italiani. Quindi a me piacerebbe chi governa, che sia di destra, che sia di sinistra, pensa agli interessi del popolo, perché... Cioè lui parla di 15 milioni di stipendio, 15 mila euro di stipendio. C'è chi non arriva neanche a 500 euro o a 400 euro. Quindi è doveroso dalla parte della politica a dire abbiamo i nostri cittadini che hanno dei problemi. Scusa, un inciso, ma perché uno non dica scemate, cari telespettatori, lo devo importare dal Senegal? Prego, vai avanti. Grazie. No, veramente, a me perché io sono uno che vive sulla strada, per la strada e con la gente, mi rendo conto che c'è gente che ha problemi con i bambini a scuola, gente che ha problemi con i genitori anziani, gente che ha tanti problemi, che sono sicuro che nessuno ha la bacchetta magica, ma ci deve essere la volontà, come dice il mio maestro. Bisogna osare. E nel Senegal è tutto a posto, scusa. L'avvenire. L'avvenire dell'Italia e chi lo governa che lo può cambiare. Nel Senegal è tutto a posto. Quindi io penso che... Scusami. Sì. Ma io sono nel Senegal è tutto a posto. Quindi il Senegal è tutto a posto, è la domanda. No, purtroppo rispondi. No. Purtroppo il Senegal non è tutto a posto. Difatti, c'è cioè, anche al Senegal. Ah, no. Allora parlaci del Senegal adesso. Che sto dicendo recentemente. Perché noi, che chi sai, governa, vogliamo non deve sapere prendere in giro i cittadini, punto e basta. Cioè, basta con le promesse mai fatti. Io penso che il vostro governo parlaci sta facendo del Senegal, di cui non ho perché niente tu critichi i politici italiani, parlaci dei però, politici però, del Senegal. No, io non parlo di questo, perché Renzi, a me, quanto immigrato, penso che gli altri governi hanno fatto come non parli di questo? A favore degli scusa, immigrati. La destra perché ha dato, sei venuto qua in Italia? Perché stai meglio, no? Ti pare? Possiamo dire scusa, ai immigrati. Parlaci del Senegal. Però io sto cosa succede in Senegal? Quant'è il reddito pro capite nel Senegal? Doveroso dalla parte della politica a pensare ai disoccupazione giovanile nel unirsi Senegal, unirsi per risolvere i problemi, non è stare lì a dire io ho fatto, bisogna fare. Ascolta, fa il bravo, va, unire con una parola unica, il fare. Gli stava dicendo un bel ascolta e non ho sentito. Quindi Brandi, siamo tutti in silenzio. Lei gli stava dicendo no, stavo dicendo che ci spieghi nel Senegal cosa succede. Perché lui allora, ci sta criticando l'Italia, non ci spieghi io nel Senegal in Italia, cosa succede. A me piacerebbe che l'Italia sì, fosse no. Perché io vive in Italia, ma come mai vive in Italia? Italia. Si vede che si sta meglio in Italia, no? Allora parli male dei politici. No. Se in Italia c'erano dei politici sbagliati, non ti accoglievamo, no, giusto? Ma lei non mi ha accolto lei, attenzione. No, questa è offensivo. Scusami, no, sto dicendo questo. Ah, non ce l'hai con me, ho capito. Italia, a me piacerebbe vedere l'Italia che funzioni, punto e basta. Non serve dire non vi accoglievamo. Allora lei è peggio della Lega, allora, a questo punto. Preferisco molto la Lega. Senti, perché non vai succede, anche tu nel Senegal a far funzionare il Senegal? Molto meglio invece Salvini che lei a no, questo punto. Scusa, io direi... Ascolta, mio papà ha combattuto in Italia per la sua nazione. Tu, è troppo comodo combattere qua. Vai nel Senegal a combattere per il Senegal, no? La coalizione non ragiona così, come sta ragionando.
Cioè, ho sentito che hai elencato tutte le cose belle che avete fatto, mi va bene. Io sono per gli immigrati, però non ci dovete prendere in giro, capito? Non ci dovete prendere in giro. Non dovete venire qua ad usare le nostre, comodità, capisci? Della Lega, dovete non mi ha detto quello che ha cercare detto di far crescere il vostro paese. Questo è offensivo. Mi dispiace tanto, io so che Renzi non lo pensa così, per fortuna. Cioè, no, mi dispiace veramente, lei ha il suo partito. Certo. Va bene, diciamo una roba concreta per ospite, una roba concreta che fate domani per i cittadini, perché poi devo andare a intervistare Pippo Civati, che ne ha da dire su Renzi. Ma io domani, adesso senza falsa modestia, ma devo dire, i sindaci lo sanno, tutti i giorni cerchiamo di fare qualcosa di concreto per i nostri cittadini. Mi dica la roba cittadini. Che fa domani. Domani facciamo una giunta e domani dobbiamo decidere, per esempio, una serie di interventi, di opere pubbliche. Stanzieremo dei fondi perché finalmente, grazie al fatto che non c'è più il patto di stabilità, potremo cominciare a risistemare un po' le strade e i marciapiedi, perché uno dei motivi per i quali siamo conciati a sbatter via in tutte le città è anche dovuto a questo fatto. Vestetti. Due cose domani. Primo, c'è nel mio quartiere un parco che viene utilizzato come... Possiamo dire qual è il quartiere? Nella zona di Baggio, un parco che viene utilizzato ormai da zingari, da rumeni che lo occupano con roulotte, lasciando sporcizio ovunque, quindi domani mi recherò personalmente a far fotografie e poi mandare la richiesta di sgombero. Non può andare con una scopa e fa prima? Magari se mi accompagni anche tu, molto volentieri. Se andiamo in due, poi porto avanti te, magari se devono picchiare. L'altra cosa? Questa cosa è la prima. La seconda, poi voteremo in serata la costituzione del nuovo statuto per costituire i municipi al posto delle attuali zone del Comune di Milano, per introdurre un'istituzione che sia più vicina ai cittadini e dare le risposte concrete provenienti dalla gente. Per Greffi della Lega Nord, alla quale non ho potuto fare le solite battutine perché questa sera è venuta accompagnata dal papà che sta dietro le quinte, quindi mi sono dovuto contenere, ma recupererò quando non verrà accompagnata dal papà. Prego. Allora, domani comunque, come sempre, un giorno lavorativo in comune, c'è un trasloco in corso, stiamo traslocando il comune da un edificio all'altro, proprio perché possiamo attraverso un fondo di Regione Lombardia, c'è un bando che abbiamo vinto in Regione Lombardia, possiamo mettere a norma sismica quello che è il comune, per cui stiamo spostando tutto quello che trasloco. È comune da una parte, il trasloco si chiama, e poi stiamo arrivando praticamente con tutti i bandi che siamo riusciti a fare entro fine anno, perché ci hanno dato pochissimo tempo. Lei è anche coordinatrice dei sindaci della Lega. C'è anche un coordinamento dei sindaci della Lega della provincia di Bergamo. Avete protestato tanto e avete più profughi di tutto il mondo. Praticamente sì. E quindi non serve a niente protestare. Adesso penso. Qui non serve a niente protestare. No, andiamo avanti a protestare. Siete andati in piazza, ce li avete tutti lì. Stiamo protestando contro la Maxi Moschea, stiamo protestando contro quello che è questa campagna elettorale permanente. Si chiama accoglienza diffusa dalle nostre parti. Che fareste se non ci fossero i profughi? No. Allora, tanto noi lavoriamo lo stesso sul territorio. Poi ovviamente ci sono delle battaglie che ci caratterizzano. Volevo anche ricordare che noi stiamo parlando di finti profughi, perché profughi veri sono una cosa, secondo noi sono da accogliere e da aiutare. Finti profughi è un'altra cosa. Chi vive sul territorio da tanto tempo è fondamentalmente ricordiamo per noi un bergamasco, un italiano, un bresciano. Quella moschea contro la quale protestate viene edificata a Bergamo con la bellezza di 5 milioni di euro per acquisire l'area arrivati direttamente dal Qatar. Sì. Quindi soldi che arrivano dal Qatar a Bergamo per acquisire. Se questo è il cantiere, no, è una cosa molto per il discorso della destinazione d'uso dello stabile. Sì, anche perché i fondi non è ben chiaro come sono stati utilizzati tutti quanti. Comunque sono arrivati 5 milioni di euro dal Qatar direttamente a Bergamo per piazzarvi la Maxi Moschea. E contro questo, il più grande centro culturale islamico d'Italia. Leggi Maxi Moschea. Non so se riuscirete a bloccarla, ma intanto il cantiere è sotto sequestro. E riflettiamo, perché ne parleremo anche di questi flussi enormi di denaro che arrivano dal Qatar, ma non solo, per finanziare questo tipo di attività, perché è una cosa importante, allarmante e quant'altro, al di là del fatto che loro le moschee non le vogliono a prescindere, ma qui c'è dell'altro. Librandi, la cosa che lei farà domani di concreto? Ma stiamo lavorando sulla responsabilità del personale sanitario, sulle mille proroghe, poi io personalmente sto lavorando
su un progetto per risparmiare la luce in Parlamento. Spegnere tutto, chiudere tutto e via. Oh, no, è una battuta ovviamente. No, il risparmio, con i LED. Il risparmio energetico è importante, si spende tanto di utenze, di bollette in Parlamento e quindi c'è un progetto per razionalizzare anche questo, no? Camera e Senato. Esatto. Va bene, buonanotte. Buonanotte Librandi, grazie, buon lavoro, grazie al sindaco di Monza, buonanotte Scannagatti, del Partito Democratico. Buonasera agli ospiti. Eh? Sì, li sto salutando Librandi, tutti. Librandi, aspetto il tuo voto, mi buonasera raccomando. Buonasera agli ospiti. Grazie a Mudugay della... Ma stai tranquillo. ...dell'Associazione Sunugal. Grazie a Bestetti, Marco di Forza Italia, grazie, Simona Pergreffi della Lega Nord. Restate lì perché subito dopo la pubblicità arriva Civati e subito dopo Civati o assieme a Civati, non lo so, dipende, arrivano le porcherie della settimana. Quindi continuiamo ancora per un'oretta. Restate lì, eh? Fermi lì.